Allora, eccoci qua. Allora, tiro di campagna. Come spiegarlo a mia nonna? Allora, intanto il tiro di campagna è semplicissimo, perché sono 24 piazzole, in un anello nei boschi, una gara bellissima. L'organizzazione ci porterà alla nostra piazzola e una volta tirato in quella piazzola questo bersaglio, ci porteremo al bersaglio successivo, quindi una cosa molto semplice. I bersagli sono formati dai pinocchi, diametro 20 cm, dagli occhiali, diametro 40 cm, dall'80 cm dal 60 cm. Vedremo poi a cosa ci serve. Una cosa da imparare assolutamente e da sapere assolutamente è il picchetto rosso, il picchetto blu, il picchetto giallo. Sono i picchetti che troveremo nel tiro di campagna e ci servirà da imparare a quali distanze massime e minime sono posizionati per avere un riferimento per la valutazione della distanza e per sapere anche a quanto dovremo tirare. Ad esempio, il picchetto rosso a cui tirano olimpici e compagni, Ignore, Signore e Master, il pidocchio da 20 cm, cioè questo, le distanze sconosciute saranno posizionate da 10 a 15 metri e le distanze conosciute saranno posizionate a 10, 15 metri. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se è vero come è vero che ci saranno tre bersagli da 20 cm, tre bersagli da 40 cm, tre bersagli da 60 cm e tre bersagli da 80 cm, 3, 6, 9, 12, ci saranno 12 bersagli sconosciuti e 12 bersagli conosciuti. Le distanze conosciute sono segnate direttamente sul picchetto, quindi non ci possiamo minimamente sbagliare. Le distanze sconosciute hanno un range del quale dobbiamo conoscere qual è il minimo e il massimo. Nel caso dei pinocchi, del picchetto rosso da cui tirano olimpici e compagno, sarà tra 10 e 15 metri. Il 40 cm tra 15 e 25, il 60 cm tra 20 e 35, l'80 cm tra 35 e 55. Questo per quanto riguarda olimpici e compagno, Junior, Senior e Senior. Nel picchetto blu tirano gli archi nudi, Junior, Senior e Master, gli allievi, i ragazzi e gli allievi olimpici e compound, e qua le distanze sono più corte, ovviamente. Vediamo che le distanze sconosciute vanno da 5 a 10 metri per i pidocchi, da 10 a 20 metri per gli occhiali, da 15 a 30 metri per 60 cm, da 30 a 45 metri per 80 cm. Il feed avrà le misure segnate che sono dai 5 ai 10 metri più lunghe, quindi 5, 10, 15 per i pidocchi, 15, 20, 25 per gli occhiali, 30, 35, 40 per i 60 cm, 40, 45, 50 per l'80 cm. Dal picchetto giallo dove tirano il lombò e i giovanissimi olimpici, perché i giovanissimi compagni non esistono, tireranno i pidocchi come il picchetto blu, da 5 a 10 metri, 5 a 10 a 15, invece occhiali 60-80 molto più vicini, gli occhiali da 10 a 15 metri, quindi una distanza molto vicina, i 60 cm da 15 a 25, l'80 cm da 20 a 35. Sì, cosa vuol dire? Che praticamente abbiamo oltre i 30 metri tiriamo circa 6-7 frecce, da 6 a 9 frecce al massimo. Su 72 frecce, oltre i 30 metri, al massimo ne tiriamo 9. Non ne tiriamo mai più di 9. Quindi vuol dire che è una gara veramente alla portata di tutti i lombò e di tutti i giovanissimi.
perché le distanze sono veramente molto molto corte, che diciamo che sono praticamente come quelle del 3D, se non che c'è la possibilità di trovare nel field da tirare sicuramente tre frecce a 35 e tre frecce a 40 metri, e nell'under la possibilità di avere una misura che si avvicina ai 35 metri, perché 35 metri è la distanza massima. Quali sono le distanze sconosciute? Le distanze sconosciute possono essere una qualsiasi distanza fra 5 e 10 metri o tra 10 e 20 metri, quindi può essere 6 metri 10 centimetri, 7 metri 80 centimetri, eccetera. Abbiamo detto che le distanze sia conosciute che sconosciute sono 3 per bersaglio. Quindi, se troviamo 3 pinocchi o 3 occhiali, troveremo normalmente le distanze, una minima, una media, una massima, di solito viene fatto così. Comunque è l'organizzazione che decide dove posizionare i bersagli. Non c'è una regola, si consiglia, la regola consiglia che ci sia una minima, una media, una massima, ma è comunque l'organizzazione che decide dove posizionare e a che distanza posizionare. Non tutte minime, ma neanche tutte massime. E lo stesso vale per il pecchietto blu e lo stesso vale per il pecchietto giallo. C'è anche la possibilità che le distanze conosciute non siano esattamente quelle che sono scritte qua, perché c'è la possibilità da regolamento di posizionarle 2 metri in meno di quello che sta scritto. Per esempio, mettiamo il 60 centimetri, io dovrei trovarne 1,30, 1,35, 1,40, per asperità del terreno, per motivi logistici, potrei trovarne 1,33 metri, oppure 1,28 metri, potrei trovare anche 1,28 metri. Ovviamente sul picchetto ci sarà scritta la distanza esatta. Quindi io posso una o più bersagli, e non tutti perché sennò dovremmo essere su una pietra e non possiamo fare niente, non tutti, però alcuni bersagli posso averli 2 metri in meno, però devo scrivere la distanza esatta sul bersaglio. Scusa? Solo su quelle conosciute. Solo su quelle conosciute, logicamente. In ogni caso, su quelle sconosciute io devo stare in questo orecchio. Non posso essere di più e non posso essere di meno. Diciamo che fino a 25 metri, io posso fino a 15 metri, posso avere una tolleranza di 25 centimetri. Fino a 15 metri una tolleranza di 25 centimetri. Oltre, io posso avere una tolleranza di 1 metro. Quindi posso avere una tolleranza di 5. Quindi un metro è tanto, però posso avere la tolleranza di 1 metro. Ovviamente quando sono non c'è un ordine prestabilito, tutti hunter, tutti field, tutte conosciute, tutte sconosciute, io posso trovarle anche mischiate, come posso trovare tutti e 3 i pidocchi insieme, e posso trovarle tutte sparpagliate, non c'è assolutamente allora identificare i bersagli è molto semplice, perché abbiamo visto i picchetti. Identificare i bersagli è semplicissimo, no? Se è vero come è vero che abbiamo detto che i bersagli da 20 cm sconosciuti, parlando dell'arco lungo, sconosciuti sono tra 5 e 10 metri, beh, sappiamo che i bersagli da 20 cm sono tutti fatti così, non ci sono dubbi, sono 3 file da 4, 4 file da 3 bersagli, non ci sbagliamo. E quindi questi sconosciuti li troveremo tra 5 e 10 metri, conosciuti a 5, 10 e 15 metri.
Il bersaglio da 40 cm anche è inconfondibile perché è fatto a 4 bersagli, esattamente in questo modo qua, e questo lo troveremo tra 10 e 20 metri sconosciuto e 15, 20 e 25 conosciuto, sempre parlando del biglietto. Poi abbiamo i bersagli singoli che sono l'80 e il 60. Ecco, diciamo che questi due bersagli qua, essendo identici, c'è la possibilità nelle distanze sconosciute di confonderli. Perché visivamente, se posizionati a distanze diverse, come in questo caso qua, se il terreno c'è la possibilità di confondersi il 60 con l'80. E questa è una bella confusione, perché nelle distanze sconosciute il 60 va da 15 a 30 metri, ma l'80 va da 30 a 45. Quindi sbagliare a interpretare questo bersaglio equivale senz'altro a fare un 0. Quindi è bene avere una strategia per capire come fare a interpretare questo tipo di bersaglio. Allora, la strategia principale di tutte è quella che, se dallo stop si vede il bersaglio e la pattuglia che ci precede sta togliendo le frecce, possiamo immediatamente capire di che bersaglio si tratta. Come? Beh, un bersaglio da 80 cm, quindi mi arriverà alle anche, il bersaglio da 60 cm mi arriverà appena sopra il ginocchio. Quindi è molto semplice: se io riesco a vedere dal cartello di stop, che non mi posso muovere dal cartello di stop, riesco a vedere la pattuglia che mi precede recuperare le sue frecce, faccio in fretta a vedere. Vedete? Vi faccio vedere. I 60 cm che arriva qua, ok? E l'80 cm mi arriva alle altre. Quindi è molto facile da capire. Ecco, una piccola strategia per verificare la tipologia di bersaglio. Allora, poi un'altra cosa molto importante è che, una volta arrivato sul picchetto, dove tirare. In effetti vedete che il pinocchio, se è vero come è vero che sul 60 sull'80 c'è un bersaglio solo, quindi lì si deve tirare, nei bersagli multipli c'è una precisa sequenza per poter tirare. Prima, seconda, terza, quarta fila. Primo, secondo, terzo e quarto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi arriva per primo sul picchetto, perché chi arriva primo sul picchetto? Perché se è vero come è vero che alla prima piazzola in cui ci posizioniamo comincia a tirare A e B e poi C, D, nella piazzola successiva sarà C, D a cominciare e AB a seguire. Non è vero. C'è una deroga a questa regola, però questa deroga si deve attuare all'inizio della gara. All'inizio della gara, di comune accordo con la pattuglia, senza interpellare nessun altro, quindi lo può decidere da regolamento la pattuglia stessa, si può
rivoluzionare la pattuglia, e cioè CD tirare per primi e AB tirare per secondi, o scambiarsi di posto, perché questo, alle volte ci sono dei mancini, alle volte ci sono persone che preferiscono fare diversamente, e la pattuglia può decidere di rivoluzionare la sequenza, però da quel momento in avanti non si potrà più cambiare. Si decide alla prima piazzola come devono essere A, B, C e D, e alla piazzola, da quella piazzola in avanti non si può più cambiare. Quindi, se noi arriviamo per primi sul picchetto e troviamo i bersagli da 20 cm, A o C tirerà sulla 1, B o D tirerà sulla 3. Quindi, se è la prima piazzola, A tirerà sulla fila 1, C tirerà sulla fila 3. B tirerà sulla fila 3. Una volta che hanno tirato e sono ritornati indietro, C e D tireranno, C sulla 2 e D sulla 4. Alla piazzola successiva toccherà cambiarsi, toccherà C tirare, quindi C, se si trovano di voi i pidocchi, bene, se si trovassero gli occhiali, C tirerà sulla 1 e D tirerà sulla 2 in alto. Successivamente, una volta tirate le frecce, si tirerà A tirerà sulla 3 e B tirerà sulla 4. A ogni piazzola ti devi alternare. Questo perché una volta tiri in alto, una volta tiri in basso. Puoi capire gli occhiali se sono in pendenza, conto tirare su gli alti, conto tirare su quelli bassi. Quindi diciamo che alternandosi è più facile che capiti, non è vero. Non è vero, perché poi l'organizzazione dipende da come le mette, perché alle volte è capitato che io gli occhiali li ho tirati tutti bassi. Perché? Perché non erano nella sequenza giusta. Quindi l'organizzazione non aveva curato anche quell'aspetto di alternanza di bersagli. Diciamo che se la vostra lettera è pari, e siete A, alle lettere pari tirerete sempre per primi. Se la vostra lettera è C o D e il numero di piazzole è pari, alle piazzole pari tirerete sempre per secondi. E così via se la piazzola fosse dispari. Ok, molto semplice. Quelli là, ovviamente, se sono singoli, e non è vero. Adesso non è vero, però diciamo che questi è molto più facile arrivare e tirare, perché non c'è un problema di sequenza. Al massimo c'è un problema delle distanze sconosciute, capire se è un 60 o un 80. Delle distanze conosciute, l'organizzazione ha la possibilità di mettere due bersagli da 60. Non è che è obbligatorio, ha la possibilità di farlo. Nelle distanze sconosciute è obbligatorio avere sempre la distanza singola. Però nelle distanze conosciute, quindi nelle distanze field, l'organizzazione ha la possibilità di mettere due bersagli. Ci stanno giusti 60 e 60 per 120, il paglione normalmente 122 cm, quindi ci dovrà. Però se fosse singola tutti tirano su quella. Nel caso ce ne fossero due, A tira a sinistra, B a destra, C tira a sinistra, D a destra. Molto semplicemente quello che ti trovi sul picchetto. Il picchetto di tiro, possiamo posizionarci sul picchetto di tiro anche senza toccarlo, e dobbiamo stare a circa mezzo metro, nelle immediate vicinanze, dice il regolamento. Quindi non un metro sarebbe già troppo. In effetti un metro è già troppo. Se nelle immediate vicinanze non vuol dire un metro. Nelle immediate vicinanze vuol dire mezzo metro o meno.
Questa storia che si può stare a un metro di distanza non sta scritta da nessuna parte. Quindi il regolamento prevede nelle immediate vicinanze. Quindi chi ha messo il picchetto, l'organizzazione che ha messo il picchetto in questa gara, ha previsto che ci sia anche una difficoltà nel posizionamento dei piedi, e uno non può andarsi a mettere un metro e mezzo più distante dove magari c'è un bel pietrone e stare comodamente in piedi. Questo è... non si fa, e il caposquadra deve far rispettare, il capo pattuglia deve far rispettare questo regolamento. Nelle immediate vicinanze ma comunque dietro il picchetto. Nelle immediate vicinanze comunque dietro il picchetto, senza andare a interferire con il tiratore che abbiamo di fronte, di dietro, insomma. Non dobbiamo infastidirci a vicenda. Abbiamo 3 minuti per tirare 3 frecce e anche il tempo, diciamo che non è così obbligatorio, perlomeno nelle gare e nelle gare di qualifica. Il regolamento prevede che gli arbitri, i giudici di gara, prendano il tempo di tiro solamente se c'è un indebito ritardo. Quindi c'è scritto indebito ritardo, non c'è scritto da causato da cosa questo indebito ritardo. E c'è un'altra regola importante legata all'indebito ritardo, è che se c'è un indebito ritardo, cioè il giudice di gara ravvisa a suo insindacabile giudizio che c'è un indebito ritardo causato da una pattuglia che aspetta o da un superamento esagerato del tempo, da quella piazzola in avanti può prendere sempre il tempo quella piazzola. Quindi non c'è più bisogno dell'indebito ritardo. E questa è la... il TAC, il qui pro quo, che ogni tanto, ma non c'è l'indebito ritardo. No, basta che ci sia una volta l'indebito ritardo, che da quella volta in avanti, per quella pattuglia, può essere preso il tempo cronometrando e quindi sanzionando se il tempo viene superato. Quindi la sanzione è verbale, anzi no, subito scritta in Italia, sanzione scritta sullo score, e al secondo superamento si toglie la freccia col valore più alto. Ma quello che vuoi montare, è più alti grado, non dice niente. Queste sono polemiche inutili, perché la legge è uguale per tutti. Sta al capo pattuglia farle rispettare e chiamare gli arbitri qualora se ne ravvisino le necessità. È logico che se le pattuglie sono fatte da 4 archi olimpici che devono... Si chiamano 1, 2, 3, 4. E questo è un male. Diciamo che, e qua apro una parentesi, la via più semplice per ovviare a questo inconveniente, è una strategia banalissima, che è quella di togliere completamente il tempo. Togliere completamente il tempo, perché non è diminuendo il tempo di tiro che si eliminano i tappi, perché lo dice la matematica. Se io vado veloce in autostrada, poi troverò la fila ai caselli. Questo non ci sono dubbi. Più si va veloce in autostrada, più si trova fila ai caselli. Quindi è la cosa più sbagliata, è quella di diminuire i tempi di tiro. I tempi di tiro devono essere a discrezione, non ci devono neanche essere. I tempi di tiro devono essere infiniti. Però, basta dire alle ore 16 si consegnano gli scontri. Se io dico, o io organizzatore decido che la partenza è alle ore 9 e gli score non verranno più ritirati dopo le ore 16, ho risolto tutti i miei problemi. Senza mettere tempi, cronometri,
perché tanto i tempi non si perdono nel tiro, i tempi si perdono nel recupero delle frecce, nel conteggio dei punti, nella ricerca delle frecce perse e nel trasferimento da una piazza all'altra. Solo lì si perdono i tempi. E si toglie anche il piacere di capire una piazzola, perché se è vero come è vero che a questa piazzola qua ci si può mettere a tirare tre frecce 40 secondi, non di più di 40 secondi, a raccogliere le frecce ancora meno, ma a un bersaglio come quello io voglio metterci anche 5 minuti, perché c'è da capire tante cose, c'è da capire come tirarla, c'è da capire a che distanza, c'è da capire se è un 60 o un 80. Io devo avere la possibilità di ragionare sul bersaglio. Qua non ho bisogno di fare ragionamento, ma qua ho bisogno di fare ragionamento. Allora io non ci deve essere il tempo. Il tempo non ci deve essere. L'organizzazione dice alle ore 16 ritireremo le tabelle di punteggio fino alle ore 16. Punto. Chi ci vuole mettere tanto tempo consegnerà le tabelle di punteggio con 20 piazzole anziché 24. Fine. Ho fatto il mio cazzetto. Allora, intanto